che loro con le navi andavano ovunque, per ogni epofaga. Allora riprendiamo, avvocato, lei la parola. Ricollegandomi a quello che stavo dicendo prima, è evidente che ripensare l'Europa vuol dire anche ripensare alla politica economica europea, che deve essere quella soprattutto comune il problema. E non, a mio avviso, germanocentrica, come è stato fino ad oggi. Si parlava di un asse Francia-Germania, ma di fatto, a mio avviso, l'asse non c'è, c'è la Germania che decide oggi, ed è detta un po'... Solo il ferro stiro, non tempi. C'è l'asse. Sì, esatto. E dunque è evidente che di fronte a una diciamo, politica economica assolutamente volta a contenere e non a investire, e dunque ha il, prima si diceva il pareggio di bilancio, che addirittura l'Italia, secondo me, è stata una mossa scellerata, l'ha introdotta in Costituzione come dunque obbligo vincolante, dove altri paesi sappiamo benissimo che non rispettano questo pareggio di bilancio e sforano tranquillamente la soglia del 3%. Ma per quello vittime di un'Europa. Quello è il problema, i cittadini si sentono vittime di un'Europa, lasciamo stare adesso gli inglesi che non si rendono conto in che bambagia stanno, proprio per questo, perché invece che essere un'Europa amica che aiuta a sollevarti, agli occhi del cittadino, anche specializzato, quindi con una competenza, risulta vessatoria. Non fa le politiche sociali che dovrebbe fare, ma ti vessa. Il pareggio di bilancio è stato votato in Parlamento da cittadini eletti da altri cittadini. Sì, sì, no, ma cioè, dietro non è che l'Europa cioè, abbia se non lo imposto. Facevi, tipo la Grecia... Il governo Monti poteva scegliere un'altra strada, per dirla. Cioè, molte delle cose fatte dal governo Monti, a parte la Lega, è stato votato una maggioranza che era la più ampia. La Lega, a dire il vero, mi pare si sia astenuta. Sì, si è astenuta. Perché aveva... Si è astenuta perché si è astenuta. Quindi non c'è stato in realtà nessun voto contrario sul pareggio di bilancio in Costituzione. Ma eravamo va ricordata una cosa, il pareggio di bilancio, adesso abbiamo visto gli effetti negativi che produce, però in realtà nasce con una, per una necessità positiva, quello di responsabilizzare tutti, Stato, centrale, regioni, enti locali, alla gestione della spesa pubblica, cioè per evitare che continuino a esserci, come ci sono, centri di spesa improduttivi, no, per evitare la, un attimo solo, per evitare il caso delle regioni o degli enti spreconi che ancora ci sono. Sì, quindi, non sotto nessun al paese gioco pensa che abbiamo si possa sforare avuto, allegramente. Sotto il gioco che noi abbiamo avuto, quando fu introdotta, la percezione era diversa da quella di adesso, perché si era manifestato il problema dell'enorme nostro debito pubblico, incredibile, determinato da una spesa pubblica incredibile degli anni Ottanta, trascinata con i guai che ci ha creato appunto in Europa, perché la Germania e la Merkel sono viste sempre in maniera negativa, però ricordiamoci che almeno loro gli interessi loro, no, loro li fanno ci vedono bene negativamente, e la fanno nella logica di responsabilizzazione e di uso giusto della spesa pubblica. Certo. Guardano a noi come gli spreconi, ecco. Certo. Quindi in quel momento è stato introdotto su questa prospettiva che sembrava come dire responsabilizzaciamoci, però, e attenzione all'uso del denaro pubblico. Fanno in Costituzione. Non serve mettere in Costituzione, basta fare per concludere, perché sennò nella scorsa legislatura, no, perché lo abbiamo da allora. Sì, no, un paio di considerazioni. È corretto quello che dice la senatrice, cioè lo scopo è nobile ed è giusto, ma il momento in cui è stato introdotto il pareggio di bilancio in Costituzione, a mio avviso, è stato errato. Perché ricordiamoci che mentre noi introducevamo il pareggio di bilancio in piena crisi economica, perché questa è la verità, gli Stati Uniti facevano esattamente il contrario. Hanno raddoppiato, mi pare, il debito pubblico, stampato moneta, hanno fatto circolare un sacco di denaro finanziando, dunque alimentando tramite le banche gli investimenti per le imprese e creando posti di lavoro. Dunque, mentre l'America, da cui ricordiamoci tutti che è nata la crisi finanziaria nel 2008, è nata dall'America e l'ha scaricata sull'Europa, l'America adesso ne è uscita e anche con risultati economici brillanti. Noi non ne siamo usciti e così, a mio avviso, non ne usciremo. Ma anche l'Inghilterra ne è uscita. E anche l'Inghilterra, ma perché noi con questo comunque siamo ancora una politica di rigore, perché di fatto ancora c'è e dall'anno di fatto non se ne esce. Zara, prego. No, diciamo anche poi, noi abbiamo un quantitative easing, cioè che fa un anno adesso, credo, no? Gli Stati Uniti ne sono usciti dopo 8 anni di quantitative easing, molto più importante e pesante del nostro, non avevano il laccio e il vincolo della spesa pubblica, cioè il loro rapporto deficit-PIL è sforato anche il 10%.
non se ne esce se non con un aumento importante della spesa pubblica. Con i vincoli di bilancio che abbiamo attuali, con il problema di debito che abbiamo, certo, nemmeno i tassi a zero per altri 10 anni ci aiuteranno granché. Gli Stati Uniti hanno alimentato in maniera robusta la loro ripresa, soprattutto utilizzando spese pubbliche in maniera intelligente, anche le spese per la difesa, bisogna dirle tutte, anche le banche hanno restituito, credo, già nei primi 4 anni quanto il governo aveva dato a loro per rimettersi in sesto. Però l'Europa non, ecco, Stati Uniti hanno fatto questo, anche il Giappone a suo tempo ha preso dei provvedimenti, l'Europa invece non consente ai paesi che non si sono comportati bene, l'Italia, Grecia e Italia, i due in modo particolare. Cioè, si parla molte volte che l'Europa rischi una giapponizzazione, quindi un perdurante, la recessione teorica del Giappone dura dal 94, quindi sono quasi 20 anni di recessione continua in quel paese. E si pensa all'Europa come, se non risolvesse i problemi di crescita, a un destino molto simile a quello giapponese. Un declino demografico, un paese molto vecchio, molto anziano, non ha saputo rinnovarsi. Tutto sommato, insomma, i rischi che stiamo correndo adesso li abbiamo ben presenti, sono le soluzioni che latitano. Certo. Dottor Bortolami, poi Castagna e chiudiamo. Sì, assolutamente, stavo verificando che comunque se non diamo una spinta a livello politico per creare prima facevo la battuta anche l'altra volta dei piani Marshall, ma nel senso buono, di ricostituzione, di ristrutturazione a livello economico, anche finanziario, perché secondo me bisogna mettere dei limiti e delle regole anche al sistema finanziario, che ahimè non ne ha molte, e forse riusciamo a andare fuori da questa impasse che sta diventando non più un problema anche italiano, cioè a prescindere dalle tasse più, le tasse meno, perché insomma adesso ogni paese ha il suo problema, è un problema generalizzato, soprattutto se apparteniamo all'Unione Europea, quantomeno fino ad oggi, e pertanto bisogna affrontarlo in maniera concreta sotto veramente delle politiche economico direi anche finanziarie, tra virgolette, tale per poter andare fuori da questa crisi, perché se non andiamo fuori da questa crisi, oppure che ci ingessiamo l'Europa, effettivamente non ne andiamo fuori, questo è il grosso problema. Castagna, battuta di chiusura. No, io penso, insomma, che adesso non sono in grado di fare battute su un tema così complesso. Come no, perché dopo le battute verranno fatte dopo, e successivamente al 23. Credo che quello che abbiamo di fronte sia, non dico il fallimento dell'Europa, però una situazione davvero molto grave e preoccupante, di cui i governi e la politica vorranno prendere atto alcuni segnali su stato. No, ma infatti Grecia questa adesso è un po' la prova della novità, a prescindere da come ci vada. Ci sono due strade, secondo me, ci sono due strade. La prima, bisogna avere presente che oltre alle difficoltà c'è un problema di diseguaglianze che sono aumentate in questi 8 anni in questo nostro continente. Sono due strade da fare. Una, diceva prima, la scelta degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, Obama ha scelto che alla crisi si risponde con interventi pubblici consistenti, alimentando anche la spesa pubblica e intervenendo economicamente, non per fare impresa, perché quello l'abbiamo fatto anche noi negli anni 50 e non sempre è andato bene, però per aiutare il sistema economico a riprendersi, persino Marchionne. Quindi Draghi sta facendo un'azione che comunque a modo suo è diverso. Noi abbiamo deciso in Europa che era il rigore, perché appunto i paesi mediterranei, noi, la Grecia, la Spagna, il Portogallo, eravamo un po' spendaccioni, poi ci si accorge che la Grecia veniva alimentato il debito pubblico delle banche tedesche e francesi, e quindi erano proprio i governi che aumentavano questa condizione. E non perché il debito tedesco sia minore, tedesco è ben maggiore, proprio... E quindi, torni, non dico indietro, ma riposizioni la condizione per cui crei un'Europa diversa da quella che c'è, un'Europa che davvero mette in campo risorse, prima l'ho detto in battuta, Draghi da questo punto di vista mi pare paradossalmente il più sensibile, ma non può farlo lui se non ha una politica che aiuta, perché altrimenti già gli strumenti di confronto che ha con Juncker e con gli altri mi pare non sono particolarmente complicati. Quindi è questo che l'Europa deve comprendere. Poi io mi auguro che gli inglesi decidano di non uscire, ma al di là delle loro condizioni, anche loro hanno il patto di bilancio, però non ce l'hanno in Costituzione, ce l'hanno per legge, ancora una formula di equilibrio della taccia. Ma
Mi auguro per l'Europa, perché da un punto di vista politico si aprirebbe una condizione, perché l'Inghilterra non è un paese secondario nella Costituzione europea, e quindi di instabilità una condizione generale. Di stabilità generale. Allora, siamo arrivati al termine. Grazie, vi ringrazio di aver partecipato, speriamo di aver fatto un po' di chiarezza insomma, su vari aspetti con i nostri telespettatori. Staremo a vedere dopo il 23 che cosa succederà, comunque a prescindere in un modo o nell'altro. L'Europa non esce assolutamente bene perché è stata messa in discussione e fa riflettere su alcune cose, quindi speriamo che possa migliorare la situazione, ma ne parleremo ancora. Grazie e buon proseguimento. Grazie. Il tuo prodotto è From Italy. Vendilo qui su www.bravoitalia.it. Bravo Italia è una nuova e dinamica piattaforma marketplace che vuole offrirti la possibilità di pubblicizzare e vendere i tuoi prodotti From Italy all'estero. Noi ci occupiamo del posizionamento su Google per promuovere lo stile italiano all'estero e della visibilità del tuo brand sui social network. Tu crei la tua vetrina gratuitamente, sponsorizzi il tuo brand e incrementi il parco clienti. Puoi gestire le spedizioni ovunque tu sia. Spedisci i tuoi prodotti in tutto il mondo. La chiave del tuo magazzino è sempre a portata di mano. Riassortisci i tuoi prodotti e la tua vetrina è sempre viva. Abbiamo a cuore il tuo successo, perché sarà anche il nostro. Registrati con un click. Inserisci con facilità i tuoi prodotti. Gestisci in autonomia la tua vetrina e gli ordini. Sponsorizza il tuo brand gratuitamente. Registrati e inizia a vendere. www.bravoitalia.com. Come creare la propria pagina? Quali consigli si possono dare? Intanto bisogna appunto collegarsi sul sito, sull'home page, c'è la possibilità di potersi inserire, e verrà data subito l'opportunità di inserire in vetrina i prodotti e noi faremo ovviamente un monitoraggio per vedere la qualità delle fotografie, però diciamo che ormai l'utente che utilizza e-commerce, che utilizza i siti o strumenti come il nostro o simili al nostro, comunque ormai sono così evoluti che grandi difficoltà non ce ne sono. Comunque l'Eurointerm Servizi, lo staff, è in grado di dare anche un supporto per quanto riguarda per esempio il posizionamento in vetrina dei propri prodotti, ma anche sulle traduzioni. Per esempio, se uno vuole esportare in Cina, noi possiamo, magari ha bisogno di una traduzione in cinese per spiegare il prodotto o l'azienda che produce e che vuol vendere, noi siamo in grado di fare delle traduzioni. Quindi, però sono tutte cose che diamo in più se il cliente non si attrezza. Peraltro abbiamo visto che tutti quanti sono capaci e sono in grado di potersi adoperare. Ma il costo è zero, nel senso che il cliente non ha nessun costo per posizionare in vetrina i propri prodotti. Il costo che probabilmente in termini di tempo dovrà avere qualcuno che si dedica a posizionare sul portale questi prodotti. E ovviamente qualcuno dirà, beh, allora il vostro guadagno dov'è? Il nostro guadagno è e sarà nel momento in cui il cliente vende, nel senso in cui nel momento in cui l'azienda vende il proprio prodotto, una percentuale che si stabilisce all'inizio dell'attività da contratto verrà destinata all'Eurointerm, il resto resta tutto in azienda. E la spedizione è a carico delle imprese e per il pagamento l'acquirente acquista in un unico pagamento con PayPal. Una parte del guadagno va, la gran parte va all'azienda che espone i prodotti e una minima parte che è la nostra provvigione, il nostro guadagno. Ecco, noi abbiamo, tra virgolette, anche la presunzione di dire, ok, noi siamo in grado non solo di trovarti il personale anche all'estero, perché poi la nostra attività dell'Agenzia per il Lavoro è il lavoratore, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Questo noi comunque lo garantiamo. Noi abbiamo imprese che delocalizzano o che vogliono vendere all'estero e cercano del personale, noi quello diciamo è il nostro core business principale. A questo abbiamo agganciato tutta una serie di iniziative tendenti proprio a supportare l'impresa per l'internazionalizzazione. Riteniamo che sia ormai la strada che tutte le aziende, anche quelle piccole, debbano perseguire. Ma devono accedere o possono accedere le aziende
che non sono già strutturate, ci sono aziende che non hanno bisogno di Bravo Italia per poter vendere all'estero, ma quelle aziende che non sono strutturate e che hanno però un prodottino, un prodotto di qualità, made in Italy, che sia di qualità in termini di design, in termini di, cioè, quell'atmosfera che solo il made in Italy può dare a un prodotto, ecco, quell'artigiano, quel piccolo imprenditore è quello il target che dovrebbe essere più interessato al Bravo Italia.